Amici del Brera, benvenuti al Casca Plaza Stadium di Struga. Nella tana dei campioni in carica, la Brera Strumizza affronta lo Struga alla ricerca di punti preziosi dopo due sconfitte di fila. Un avvio difficile per Culi. Calcio di punizione da destra col mancino di Milovanovic a rientrare. Kalanowski di testa impatto, non trova la porta. Prima chance, Brera. Prova a sfondare a destra, attenzione qua lo Struga con la girata di Keinde che sfiora il palo, anticipa Kawan, occasione anche per lo Struga. Calcio di punizione per Jevtovski e i suoi, cross dentro del numero 45. Colpo di testa tentato ma un fallo ravvisato dall'arbitro. Mato fa correre in area di rigore Kalanowski, Kalanowski si libera dall'avversario, va sul sinistro, Murato, palo su Milovanovic, se la porta sul destro, prova il tentativo con il destro, Radic a chiudere e poi la retroguardia allontana. Attenzione qua al cross dalla sinistra, blocca Kubanov senza alcun tipo di problema, si resta 0-0. Ukpa in area di rigore, supera Yankulov, dietro Keinde, traversa linea, la palla torna in campo e poi commette fallo lo stesso numero 9 in acrobazia, chance pazzesca per lo Struga per passare avanti. Vediamo qua Ukpa che si mangia Yankulov in velocità, dietro Keinde, qua poteva fare meglio, attraversa piena, poi il fallo fischiato dall'arbitro. Jevtovski dalla bandierina prova a crossare con il suo destro, allontana la retroguardia, la palla che resta lì, attenzione al tentativo da fuori, poi ancora Ukpa che tiene vivo questo pallone. Ukpa scarica a destra per Kasami, palla alta, insiste lo Struga, palla in avanti, commette fallo Kawan, si prende anche il giallo, attenzione a Lazic che spazza il pallone. Eh sì, si prende il secondo giallo, era appena stato ammonito Lazic, secondo giallo e rosso, finisce il match del numero 5 della formazione del Brera Strumizza. Rivediamo qua il passaggio in avanti di Jevtovski, commette fallo Kawan che si becca il giallo, Lazic spazza, secondo giallo rosso, davvero severo il direttore di gara. Jevtovski scodella questo pallone, finiscono i 4 minuti di recupero, 0-0 all'intervallo, Brera in 10 uomini per il rosso, molto ingenuo di Lazic. Bentornati al Gradska Plaza Stadium, si riparte allo 0-0, ma gli ospiti, ovvero il Brera Strumizza, è in 10 per il rosso a Lazic sul finire di primo tempo. Insiste la formazione biancorossa a destra con Radic, attenzione al tentativo qua della numero 14 Radeschi che si perde sul fondo. Jevtovski prova con il destro, cerca il portiere, palla sul fondo. Attenzione Jevtovski, qua ancora Amato che commette un fallo nuovamente ingenuo, lo grazia l'arbitro, non lo ammonisce, ma altra punizione pericolosa. Ancora Jevtovski sul punto di battuta, parte con il destro, che passa, stavolta sì, avanti lo Struga, 1-0, Jevtovski, campione in carica, passano al minuto 63 con il numero 45 Jevtovski, qua da rivedere la posizione di Kubanov, completamente oscurato la barriera, non legge la traiettoria del pallone che era forte, sì, 1-0, Jevtovski, insiste la formazione biancorossa per chiudere la partita, grande giocata di Spirovski, perché Inde, 2-0, che Inde, a 20 dalla fine, potrebbe aver già chiuso il match la formazione biancorossa. Qui grande galoppata di Spirovski, entrato nella ripresa. Pesca Keinde, colpevolmente lasciato in gioco da Ristovski, che batte Kubanov 2-0. Struga, notte fonda per la Brera Strumizza, sotto di due gol e di un uomo. Servia. Ola Sebikana in avanti, il pallone che passa per Mato. Anticipa però il portiere. Kraukpa. La suolata molto bella, la scodellata di Spirovski, ancora pericoloso, non trova nessuno, poi allontana la retroguardia del Brera. E finisce qua, dopo 3 minuti di recupero in questo secondo tempo, 2-0 dello Struga sulla Brera Strumizza.